vinto quello che gli arenzanesi, in cui gli arenzanesi hanno sempre creduto per 3 mandati in passato, oggi il quarto. Inizieremo a lavorare, a preparare la giunta e a fare tutto ciò che questo Arenzano ha bisogno. Mi auguro con la collaborazione dell'opposizione che sappia collaborare non per Gambino ma per il bene di Arenzano. Quarto mandato, quali sono le priorità? Le priorità sono tante, certamente la prima, siamo di fronte a una stagione estiva importante. La pulizia dell'ambiente, che come si vede stasera già qua dove siamo non è delle cose migliori in questo momento in Arenzano, quindi presentare un paese appetibile per l'arenzanese e per chi viene da fuori, ma prima di tutto pensare ai cittadini di Arenzano, e poi altre priorità che ci saranno di via in via. Ho passato 5 anni dove ho imparato anche degli errori che ho fatto nei precedenti 10, perché avevo fatto certamente degli errori, però visto che dopo 5 anni gli arenzanesi hanno di nuovo ripagato il sottoscritto, vuol dire che c'è un legame profondo e quindi ai cittadini di Arenzano devo tanto e glielo darò attraverso il lavoro, la serietà e credo la competenza. Non ho più i 49 anni del 99, ne ho 67, ma sappiate che la grinta, la voglia, la squadra splendida che ho insieme faranno sì che ritorni al 99, a quegli anni in cui tutto era più semplice e più facile, non c'erano i problemi di adesso. Già proprio Maria Luisa mi diceva oggi che dobbiamo affrontare subito il tema dei migranti, il tema più scottante sulla scrivania del comune di Arenzano, e quindi sono temi che non conosco ancora come amministratore, conosco come elettore, ma non conosco certamente come amministratore, ma cercherò di affrontarli con chi sarà, chi avrà l'incarico dell'assessorato ai servizi sociali, in maniera, sentirò Marina Costa su questo tema, certamente scottante in questi giorni, ma ce la metterò tutta come sempre. E per questo chiudo con la stessa frase, ma cambiandola e dedicandola a voi. Prima ci ignorano, poi ci deridono, poi ci combattono, poi vinciamo sempre noi. Grazie.